al solito, si arriva, ci stanno le macchinine. Vabbè, perché macchinine? Allora ragazzi, siamo appena arrivati fuori Real Club Padel Marbella, ci abbiamo messo una 25 minuti in macchina e sono finalmente qui con Danny Boy. Buongiorno. Come ti senti? Stanco però gasato, yeah? Gasato, sì, ormai... Quanti giorni mo? Sei. Sei giorni, mancano sei giorni alla gara, sta facendo qualche giorno in scarica di carboidrati. Esatto. E stai riprendendo oggi. Sì, pensavo che il nutrizionista mi facesse fare tipo tre giorni scarica totale o quattro e poi ricarica violenta. Invece ha detto per evitare magari situazioni indesiderate, magari che reagisco male dai carboidrati, mi gonfio eccetera, acqua, abbiamo fatto una scarica per uno o due giorni e adesso piano piano ricominciamo ad alzare. Tipo oggi ho 50 grammi di riso, che in realtà faccio la conversione di patate, quindi saranno 200 grammi di patate circa, e poi piano piano ogni giorno andiamo ad alzare fino al giorno della gara. Dai, non vedo l'ora, anche perché è veramente in una condizione assurda e penso che i carboidrati nei prossimi giorni ti aiuteranno solamente a riempirti. Detto questo, facciamo un allenamento push oggi. Abbiamo deciso di fare due movimenti di spinta per il petto, una inclinata, una piana. Vediamo adesso le macchine che poi ci sono per decidere. Croci, giusto, croci dopo questi primi due movimenti, poi spinta verticale, quindi shoulder press, poi alzate laterale e poi due esercizi per i tricipiti. Sia io che Danny vogliamo allenarci bene, contano abbastanza questi allenamenti, anche se per te hai detto l'intensità così. Siamo agli sgoccioli, non ha senso allenarsi estremamente in modo intensivo per arrecare solo danno al muscolo e eventualmente rischiare di farsi male. Infatti. È solo una cosa non prudente che non ha senso, tipo mi spacco ora e finita. Cioè, tre mesi, quattro mesi buttati nel cesso. Esatto, quindi prediligiamo gran parte dei macchinari plate loaded, che sono anche i miei macchinari preferiti. Facciamo un top set e poi un drop set, quindi un top set, poi un altro, una seconda serie con delle tecniche di intensità e niente, ci spingiamo e ci vediamo dentro. Di switchare l'altra lente dentro, zero caldo, tra l'altro per questo le vene non sono così. Ma questo è palombismo? Questo è palombismo, no? È pazzesco, bro. Dai, let's get this workout started. Yes sir, let's go. Qui quello che penso veramente, questo può essere utile per qualsiasi spinta, che voglio creare quella stabilità, quindi piedi bien piantati a terra e soprattutto schiena quasi conficcata dentro la panca. Poi c'è chi dice scapole addotte e depresse. Io tendenzialmente per ipertrofia preferirei lasciare la scapola libera, perché così il petto può fare un movimento completo e non lo stiamo veramente schiacciando le scapole insieme. Quindi preferisco quasi tenere le scapole libere e veramente conficcare la parte centrale della schiena, che quindi sarebbe sul trapezio slash direttore della schiena. Poi quando vado a prendere le maniglie qua, penso quasi a fare un movimento come se dovessi far partire una moto, ok? Per tipo massimizzare la tensione. Quindi prendo qua e quasi vedete che giro il polso e impettisco in fuori. E poi questo è la partenza iniziale. 3-4 secondi di eccentrica, pausa, un secondo. E poi bene che spremi il petto di nuovo. Piccolo drop set, quindi abbiamo tolto 15 al lato e di nuovo così. Vai su, fino alla morte. Opinione sulle parziali, Gigi? Principianti no. Se invece siete un pochino più avanzati, che allenate da 2, 3, 4 anni bene, allora ci sta le parziali per sfinire. E quando spingo penso veramente a tipo scoop, come se stessi tipo usando i gomiti. Avete presente le palline di gelato, tipo scoop in quella maniera? Come se stessi facendo vedere un po' il petto, le tette alla giocata. Lento e controllato per mandare la tensione nel muscolo target. Oh yeah, il petto bello in pampa, È bello pompato il petto. Io praticamente sto facendo un top set e poi
una seconda serie con lo stesso carico del top set, drop set, e poi 3-4 set, mini set a cedimento, stile Myo Reps o cluster sets alla fine. Strizza sto petto, strizza sto petto. Holy shit. Sì. È cresciuto, sì. Sì. Grazie. Dude. Ragazzi, siamo al terzo movimento di chest, poi faccio vedere per bene Danny con un po' di cose. Comunque gli stavo dicendo che se il mio petto fosse sempre così pieno, cambia veramente tanto per me il fisico col petto pieno. Purtroppo è un po' carente per me da tantissimo tempo, ma non ci posso fare niente, posso solo continuare a colpirlo e provare a migliorare sempre di quell'1% di volta in volta. Mezzo figo, la luce. Yes, devo portare le gambe, che è quella cosa importante. Su due cose voglio lavorare: gambe e riuscire a fare un po' un approccio più ibrido, palestra e un po' di corsa. Facciamo fare la gara a Danny e se riesco a convincerlo andremo a correre un pochino in America. Io sono già convinto, io ero sempre con Repubblica Ceca, con energia, adesso provo a fare uno scatto, muoio. Quando diventa difficile tenetele e combattete, tenete qua, sentite l'allungamento massimo e poi spingete. Vicino. Madonna, sì, qualcosa è più grosso. Hai i tuoi followers su cosa stai facendo, Gigi? Ho fatto due serie extra di bicipiti, solo perché i miei bicipiti non è che sono un punto carente, ma metto tanto grasso sui bicipiti, quindi le braccia non risalto mai tantissimo. In più, la My Muscle Connection bicipiti non era il massimo finché non ho trovato questo attachment qua, che in realtà sarebbe l'attachment per fare ad esempio le tirate e isolare meglio il dorsale, perché togli un po' di avambraccio, togli la presa. Sta succedendo la stessa identica cosa quando faccio i bicipiti. Sto togliendo l'avambraccio e sto sentendo molto di più qua. No. Pretty good. Allenamento finito, è stato intenso, ma non uno dei più intensi che ho mai fatto con Danny. Solitamente lui fa molto più volume di allenamento, fa 3-4 esercizi per muscle group e in più fa almeno 3-4 serie. Invece adesso che sta appunto on prep, negli ultimi giorni, non vuole infortunarsi, sta facendo meno volume, solamente due serie, che è un po' l'approccio che sto seguendo io, un low volume, high intensity, intensità considerata e definita come prossimità al cedimento, quindi facciamo solamente due serie ma molto molto intense. Andato bene, stiamo adesso facendo un pochino di cardio, solamente una passeggiata molto molto tranquilla, avendo appunto corso ieri, faccio due corse a settimana e lo faccio per ora, non nelle giornate degli allenamenti, perché mi devo un pochino abituare,
quindi preferisco fare 4 allenamenti, 4 giorni di allenamento in palestra con i pesi a settimana più 2 di corsa, dove faccio solo corsa. Poi più in avanti, una volta che mi abituo, faremo più avanti, una volta che mi abituo, probabilmente faremo giornate in cui farò entrambe le cose. Comunque, Danny sta lì accanto a me. Ti saluto. Ciao. 40 minuti di cardio bello intenso, finiamo qua e ci vediamo a casa. Dai. Appena tornati a casa, Danny sta lì devastato on the couch, ci stiamo vedendo un video su questa TV enorme, un video di sushi. Vi faccio vedere il pasto che ho appena cucinato, che è un pasto buonissimo. Io oggi sono quasi a digiuno fino adesso, sono tipo le 5 del pomeriggio, non era il massimo, ma avevamo tante cose che dovevamo fare, tante priorità, quindi adesso mi godo il mio primo pasto vero della giornata. Vi faccio vedere. Una cosa importante, allora, se siete in deficit, acqua frizzante, goccio di limone, ghiaccio. Buono? Buonissimo. Spettacolo. Poi dipende che deficit. È normale che se potete bere le bibite zero. Eh sì. Però io adesso vicino alla gara devo cercare di togliere il più possibile. Gli ultimi 3 giorni, niente che probabilmente toglieremo tutto. E già adesso da un mese in realtà che non sto bevendo praticamente niente. Avrò bevuto 2 Coca-Cola in tutto. E questo è spettacolare. Olè. Me la faccio anch'io, vi faccio vedere il piatto. Allora boys, guardate che piattino bomba. In realtà mi sono già mangiato uno di questi panini, quindi questo sono 2. C'ho del couscous qua, una trancio di pesce spada enorme e mezzo avocado che Danny mi ha leggermente prestato. Di proteine. Di proteine. Se aggiungo questo e questo, sono ben 100 grammi di proteine, perché c'è 100 grammi, quindi abbiamo veramente il pieno di proteine. Ci ho aggiunto poi sopra un goccio di olio, un goccio di questo limone che è veramente buonissimo, se lo trovate al supermercato ve lo consiglio, e un pochino di sale. Poi accanto ci abbiamo l'acqua gassata, che non è un'acqua gassata normale, ma è la WC catalan, e qua spagnola buonissima, e un po' di Pepsi Max. Beh, io direi che questo piatto è buonissimo e non vedo l'ora di papparlo tutto. Bella raga. Cioè raga, sto provando a farvi vedere il cielo, che è veramente una cosa spettacolare. E io invece voglio finire qua il video. Spero che vi sia piaciuto, un vlog come old times. E niente, non vi prometto che tornerò, ma stando con Danny stiamo portando avanti la sua serie. Mi raccomando, se non lo state andando a vedere, andatela a vedere, che è una bomba. Stando con lui mi sta spingendo veramente a tornare un pochino a fare content. Come ho detto già in passato, ci sono fasi della vita dove le priorità sono altre. Io ho appena fatto una fase enorme di un anno e mezzo, dove la mia priorità assoluta era portare tutto il mio lavoro al next level e fare tutto al massimo delle mie capacità, ma farlo senza condividerlo con voi non è per niente la stessa cosa. Quindi sono qua e spero appunto di riprendere, se anche a voi piacerà e se anche a voi vi piace lasciate un like, un commento eccetera eccetera, e io riparto fortissimo, perché siete voi la mia carica, siete voi a sostenere me, Danny, Kaizen e tutto il resto, che è il motivo per cui siamo qua, che siamo a Marbella adesso, che possiamo girare. E veramente io sto vivendo il mio sogno grazie a voi, e niente, voglio tornare e proverò a metterci tutto me stesso, no excuses, ne vedrete delle belle. Vi ringrazio di cuore, come sempre, keep improving, ci vediamo nel prossimo video, ciao ragazzi.